Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno e quest'oggi vi voglio spiegare quali sono i vostri problemi. Voi avete essenzialmente due problemi e questi problemi li possiamo definire come dei mostri. Il primo di questi problemi è la Troica, un organismo economico-finanziario, ovvero un organismo fatto di satrapi, gente fredda, dei puri esecutori materiali, parliamo di finanzieri, gente spregiudicata, che non gliene frega niente di mandare te, lui, quell'altro, un altro finanziere, di mandarlo al macello. Quella lì è gente fredda, insensibile, che non gliene frega proprio nulla della povera gente, non gliene frega nulla di nessuno, sono capaci anche di scannarsi fra di loro, perché quelli lì sono dei macellai dell'economia, gente che ha indebitato l'Italia con il trucco del signoraggio, hanno creato un sistema per cui l'Italia è caduta in una trappola, hanno tolto sovranità monetaria e hanno indebitato l'Italia in maniera artificiosa, in modo da poter poi procedere alla confisca di tutti i beni che hanno un valore non economico, perché i soldi già li stampano loro, materiale, e privatizzare tutto quanto, privatizzeranno acqua, scuole, ospedali, tutto quello che c'è da privatizzare, compresi anche i servizi di prima necessità di cui il popolo italiano ha bisogno. Il secondo di questi mostri qua, chi è? È la casta. La casta è fatta non solo dalla classe politica, da tutti i loro tirapiedi, da tutta la gente che li sostiene, da tutta una serie di parassiti che stanno essenzialmente sul grobone tuo, sul grobone della società. Tutta una serie di gente che vive nell'opulenza, si ingrassa, essenzialmente sta bene, pur non avendo mai fatto un benemerito in vita loro. È tutta gente che alla fin fine sta parassitando su te, che non ce la fai ad arrivare alla fine del mese. Ecco, abbiamo questi due mostri. Per rilanciare l'Italia cosa bisogna fare? Questi due mostri qui sono troppo potenti, non sono alla nostra portata, noi non ce le faremo mai a sconfiggere. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ammazzarli? Magari avessimo questa possibilità. Questa opzione è troppo grande di noi. Per rilanciare l'Italia bisognerebbe defiscalizzare in modo da rilanciare l'economia italiana. Siamo il paese ufficialmente con più tassi al mondo. Bisogna far diventare l'Italia quasi un paradiso fiscale. Dobbiamo diventare competitivi. In questo modo ritorneranno in Italia le aziende che sono scappate all'estero, torneranno in Italia investitori stranieri e la ruota dell'economia comincerà a riprendersi, perché arrivano le aziende, ci sarà anche l'occupazione e ci sarà tutto quell'effetto domino che noi dobbiamo auspicare. L'unico sistema per rilanciare l'Italia è defiscalizzare, creare uno Stato più agile e flessibile. Perché questo non avverrà mai? Perché per defiscalizzare, il fisco che cos'è? È essenzialmente un fiume di denaro. Questo fiume di denaro va ai due mostri. Il primo mostro dice: sì, voi avete i debiti, fate le riforme. Cosa vuol dire? Non vuol dire mica fare qualche cosa di bello per la povera gente, vuol dire noi che siamo i finanzieri, siamo la Troica, questo organo di egemonia economica finanziaria, dice: sì, voi avete i debiti, ma i debiti ce li hanno creati loro ad arte, pagate i vostri debiti, austerity, e pagate le tasse. Dall'altro lato che abbiamo? Abbiamo un nostro governo che dice, è sempre compiacente al primo mostro, però dice: noi siamo la casta, noi per vivere, noi siamo la rappresentanza, in primis siamo in cima alla piramide, Italia, una piccola piramidina, poi abbiamo la piramide più grossa Europa, e dice: col cazzo che noi dobbiamo rinunciare a qualche cosa, per pagare meno tasse bisognerebbe che tutti i parassiti che vivono sul grobone tuo rinunciassero, anzi andrebbero fatti fuori. C'è troppo in Italia una categoria di fancazzisti, mangiapane a tradimento, quelli andrebbero tutti eliminati, ma tutti.
E non solo i dirigenti della pubblica amministrazione, gente dentro a sbaffo perché ha dato un voto politico, perché si è sistemata e addentrata le mani in pasta. Bisognerebbe togliere di mezzo tutta quella gente lì. Ma quando noi abbiamo un Matteo Renzi che dovrebbe fare tutte queste cose e al posto che fare lui non, il primo che non rinuncia a niente e se ne va in vacanza in ferie spendendo 1600 euro a notte, come può fare tutto questo? Lui non è sicuramente qualcuno preposto a fare il bene tuo, il bene della povera gente, il bene dell'imprenditoria. Uno che non rinuncia a niente, già di per sé, come può rappresentare una svolta, un cambiamento per il sistema Italia? Quindi, tirando le somme, siamo spacciati, è finita, questi parassiti qua sono la tua morte e la tua rovina. Ci sentiamo alla prossima, continuate a seguirmi, ciao a tutti, non disperatevi, la situazione non è poi così catastrofica, alla fine andatevene all'estero, tanto che si inculino fra di loro, su quei cazzi loro. Ciao a tutti, alla prossima.